Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati. Buona domenica. Oggi facciamo un video di teoria, importantissimo, soprattutto viste le tantissime domande che mi avete fatto ieri nel video del come realizzare il lievito di birra in casa. In realtà questo qui è un appendice, questo video, è un appendice al video di ieri, ok? E rispondiamo dunque subito alle domande senza perdere troppo tempo. Allora, si può utilizzare il lievito di birra, quello disidratato, in polvere, ce l'ho di questa marca, di quell'altra marca, di quell'altra marca? Non è importante la marca. Si può utilizzare un terzo del peso di quello fresco. Le altre dosi di acqua e farina rimangono invariate. Quindi lo sciogliete all'interno dell'acqua, poi aggiungete la farina, formate il panetto, saluti e baci ed è pronto. Poi dopo coprite con pellicola trasparente e via all'interno del frigorifero. Come si conserva? Ve lo stavo appunto dicendo, in frigo all'interno di un contenitore di vetro oppure di plastica per alimenti, ben chiuso, mi raccomando, perché si deve sviluppare in un ambiente privo di ossigeno. Se ci mettete sopra la pellicola trasparente, non ci fate i buchini perché vi si deve respirare. No, assolutamente no. Sarebbe controproducente, ok? Si inacidirebbe. Quindi no, assolutamente. Dobbiamo solo far sviluppare questi microorganismi presenti all'interno o del panetto oppure della polverina di lievito di birra. Venite con me in cucina, vi faccio vedere una cosa. Sono passate circa 16 ore da ieri e come vedete il panetto che avevo fatto ieri era bianco, ora sta gradualmente prendendo il classico colore del lievito di birra. Perfetto, guardate bene, non ha formato bollicine e il panetto non è lievitato. Non deve lievitare. La colonia batterica si deve moltiplicare senza fermentare. Stiamo coltivando in modo corretto e controllato ad una temperatura di 4 gradi questi microorganismi. Torniamo di qua. Eccoci qua. Ciao. Poi, allora, quanto tempo dura? Una settimana o anche 10 giorni all'interno del frigorifero? Si può congelare? Certo. Dopo almeno 24 ore. O comunque non prima che tutto il panetto si sia trasformato in lievito di birra, ve ne accorgerete non solo dall'odore ma anche dal colore. Quanto tempo si conserva all'interno del congelatore? Sicuramente per 3 mesi. Mi raccomando, anche lì ben chiuso, ben sigillato, via all'interno del freezer. Poi dopo quando lo dovete utilizzare lo tirate fuori dal freezer, lo mettete in frigorifero e lo lasciate scongelare. Quando sarà scongelato lo potete utilizzare. Che tipo di farina posso utilizzare? Meglio una farina debole, la classica 00, ci metterà meno tempo a trasformarsi in lievito di birra. Che cos'è il lievito di birra e come si ottiene? Il lievito di birra è una colonia di microorganismi particolari. Il nome lo vedete scritto qua in sovraimpressione perché io non riesco a pronunciarlo. Ci ho provato 28 volte, è inutile che mi ci metto anche la 29esima. Come si ottiene? Attraverso la fermentazione dell'orzo germogliato, malto. Ecco appunto il nome lievito di birra. In che dosi lo devo utilizzare? Esattamente nelle stesse dosi in cui avremmo utilizzato il lievito di birra, perché è lievito di birra quello che abbiamo, ok? Se ne utilizzate 10 grammi, una ricetta prevede 10 grammi, 8 grammi, 20 grammi, 1000 grammi, utilizzate 8 grammi, 1000 grammi, eccetera, eccetera. Se per caso doveste vedere che è un pochino più lento, nello sviluppo dell'impasto, non vi preoccupate, abbiate soltanto un pochino più di pazienza. Può essere che l'abbiate, magari o congelato o abbiate aspettato troppo poco tempo per far sì che si siano sviluppati perfettamente tutti quanti questi microorganismi. L'ideale sarebbe utilizzarlo dopo 3 giorni da che è stato fatto, lì è proprio il 100%, ma già dopo 24 ore è sufficiente. Per creare il lievito di birra hai bisogno di avere almeno una minima quantità di questi microorganismi. Se li hai, ovviamente, che cosa puoi fare? Li puoi coltivare e puoi realizzare centinaia di migliaia di tonnellate di lievito di birra. Se non li hai, puoi fare un'altra cosa, che è quella di realizzare in casa il lievito madre. Ho fatto il video, ok? Che lo trovate anche sul mio canale vlog. E le soddisfazioni di gestire e coltivare il lievito madre sono enormi. Fra l'altro, contrariamente a quello che si pensa, è molto più facile di quello che viene spesso raccontato, sia nella creazione che nella gestione. Nella gestione vi bastano. All'inizio avete bisogno magari di starci dietro una settimana, 10 giorni, ma poi vi bastano 5 minuti, massimo 10 minuti alla settimana. Quindi è una cosa abbastanza fattibile. E poi se dovete andare via per qualche mese lo potete tranquillamente congelare, dopo 3 mesi tornate. Io comunque ho fatto dei video dove vi spiego bene tutto quanto nella gestione.
ed è perfetto, quindi problemi non ce ne sono. Posso rispondere anche a un'altra domanda, ed è quella classica che tutti quanti mi fanno. Posso utilizzare la birra per fare il lievito di birra? Per quanto possa essere elettrizzante l'idea e la teoria, quindi a livello teorico, se tu sei uno che ti fai la birra fatta in casa, hai la possibilità, in realtà sì, di poterlo fare, perché puoi far sviluppare, crescere attraverso la fermentazione dell'orzo germogliato, eccetera, eccetera, eccetera. Però la risposta è, se io compro una lattina di birra e la uso per fare il lievito di birra, no, non si può fare, non si può fare perché è impossibile, ma, cioè matematicamente, primo perché è pastorizzata, quindi sopra i 40 gradi sono tutti morti, numero uno, numero due perché è filtrata, quindi sono stati tolti apposta, numero tre perché se anche non fosse pastorizzata e non fosse filtrata, sarebbero così pochi da non permettere la lievitazione di un impasto, quindi è assolutamente assurda come cosa. Vi spiego che cosa succede, perché qualcuno dice, no, ma io ho provato e in realtà mi si è sviluppato così, eccetera, eccetera. Allora, quello che è successo è questo. Ed è molto semplice. In pratica avete iniziato a creare una sorta di lievito madre, ok? Perché? Perché non è tanto i batteri presenti all'interno della birra che hanno permesso all'impasto che avete fatto di svilupparsi, ma sono quelli presenti all'interno dell'ambiente di casa vostra, ok? Sono quelli presenti sulle vostre mani. Quindi non avete coltivato quel tipo di batteri specifici che sono presenti all'interno del lievito di birra, ma avete coltivato altri batteri, ok? Presenti nell'aria, presenti nel vostro ambiente. E quindi praticamente avete iniziato il procedimento per sviluppare il lievito madre. Quali altri modi si possono utilizzare al posto della birra, così che è ridicolo, ok? Potete prendere, se volete, delle mele, le mettete all'interno di un contenitore con dell'acqua, aggiungete un pochino di zucchero, il giorno dopo recuperate il liquido e lo utilizzate come starter. Oppure nella preparazione del lievito madre potete utilizzare un cucchiaino di miele come ho fatto io, oppure un cucchiaino di zucchero. In guerra o carestia ogni buco è una galleria, come si suol dire. Oppure potete prendere dell'uvetta, metterla all'interno di una piccola boule, aggiungere un pochino di acqua, lasciarla a temperatura 24 ore. Farla fermentare così con i batteri presenti nell'aria, eccetera, eccetera, recuperare quel liquido, utilizzarlo come starter per creare il lievito madre più velocemente. Ok? Io penso che questo sia chiaro il concetto. Che cosa succede all'inizio se utilizzate soltanto la birra? Che non ottenete la lievitazione normale, ma ottenete soltanto ed esclusivamente una fermentazione alcolica. Ok? Quindi il pane o la pizza o quello che volete andare a fare, soprattutto con i primi impasti, risulterà sgradevole, risulterà difficile da mangiare. Magari la pizza, se poi ci mettete di tutto, la qualunque sopra, non me ne accorgete tantissimo, a parte il fatto che non vi crescerà tantissimo, vi crescerà veramente pochissimo, proprio perché è un inizio di lievito madre ancora in stato embrionale, ancora che... quindi niente, insomma. La risposta è, si può fare con la birra? No, tutti quei video che utilizzano la birra sono delle bufale. Inizialmente, se poi utilizzate la birra come starter e continuate a rinfrescarlo ogni giorno, dopo 15 giorni avete ottenuto il lievito, non il lievito di birra, avete ottenuto il lievito madre, ok? Quindi ovvio che dopo potete farci pure il panettone, il pandoro, la colomba, il pane, la pizza, eccetera, eccetera, e vi vengono buoni. Ma dopo tot giorni che l'avete fatto. Quindi, come posso risolvere questo problema, visto che non posso fare altrimenti, se non ho almeno un piccolo cubettino di lievito di birra? Quindi, se non ho una piccola colonia di questi microorganismi da poter coltivare, come posso? Ragazzi, siamo italiani. Siamo italiani. Siamo noti, conosciuti nel mondo per la nostra solidarietà. Ora, la nostra solidarietà significa che siamo pronti, disponibili a condividere tutto quello che abbiamo con tutte le persone che ci stanno intorno. Ma in questo momento la nostra solidarietà così non la possiamo dimostrare. Non possiamo prendere, farci i nostri panettini di lievito e poi andarli a portare alla vicina o andare dall'amico, dalla nonna, e te le do io un pezzo, te le do io un pezzo. No, qui non ci vuole solo solidarietà.
che si può utilizzare la solidarietà, ma ci vuole senso civico, ragazzi. Ci vuole senso civico. Quando andate all'interno di un centro commerciale e vedete che c'è la scatola con tutto il lievito di birra, prendetevene uno e poi moltiplicatevelo a casa, coltivatelo, preparatevelo. Se ve ne avanza che ne avete fatto tanto, lo conservate nel congelatore. Questo significa senso civico, ragazzi. Non potete condividerlo, però essere solidari significa anche non andare a saccheggiare un centro commerciale. Ma io non lo faccio, però poi lo farà qualcun altro. Cominciamo a non farlo. Il mondo si cambia attraverso i nostri gesti, non attraverso i nostri occhi che guardano i gesti degli altri. Al posto di criticare le persone che vanno a correre o che cercano di prendere un po' d'aria perché magari dopo un po' sclerano, non ce la fanno più e tengono le distanze non di 1 metro, ma di 28 metri da qualunque altro essere vivente, proviamo a fare ad essere davvero dei solidali con il prossimo, anche quando andiamo a fare la spesa. Se a noi basta un cubettino di lievito di birra per poterne realizzare 500.000 kg, compriamone uno e permettiamo agli altri di poter comprare il loro uno per poter cominciare anche loro la realizzazione del loro pane, la realizzazione della loro pizza, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, siamo italiani, solidarietà e senso civico, ne abbiamo bisogno. Vi voglio bene, vi auguro buona serata, buona giornata, buon pomeriggio, buonasera e soprattutto cercate di condividere col prossimo queste due parole più che il resto del video, solidarietà e senso civico. Non c'è altrimenti, non c'è un modo diverso per poterlo fare. Solidarietà e senso civico. Ciao, alla prossima. Piero Muccio.